Salve gente, io sono il Peponi e questo qui è un nuovo video di Minecraft Vanilla. Siamo in un bosco vicino a casa mia perché volevo cercare qualche grotta nuova da esplorare. Perché, oddio, mi sono... Oh, una workbench! Da dove cazzo? LOL! Questa qui da dove cacchio esce? Forse sarà tipo una delle mie prime workbench in assoluto costruite su questo mondo. Non ne ho idea, non ne ho idea. Potrebbe anche essere, se fosse così sarebbe una cosa davvero epica e incredibile. Comunque, in questo video dobbiamo cercare una grotta. Allora, perché voglio andare a prendere i minerali? Perché, forse l'ho già detto nel video, non mi ricordo. Perché appunto mi mancano, e se mi mancano i materiali io non posso continuare a fare le cose come pistoni, eccetera, eccetera, per costruire la tanto fantomatica e richiedente farm di banane. No, sto scherzando, la storage room, che è una stanza con tante chest che si aprono da sola appena entri, è una cosa epica, incredibile, però mi serve... La redstone credo di avercela, però non mi ricordo. E appunto del ferro per fare i pistoni. E Cristo Dio, anche diamanti. Perché? Perché voglio diamanti. Perché non c'è una motivazione per cui io voglio diamanti su Minecraft. E Minecraft... ma che cazzo però è pieno di buchi senza fine qui. E non va bene. Non va bene. A me ci serve... No, in realtà è pieno di buchi con una fine. Io voglio buchi senza fine, così almeno quando vado in giro riesco a trovare qualcosa da cui trovare... L'amore eterno. Già. Allora, però eccolo qui. Forse, oh sì, adesso questa non mi deluderà. Non mi devi deludere. Ok, non ci staremo questo qui. Ok, devo prendere il primo per rompere blocchi normali e il secondo per bloccare i rompi crashpadati. Allora, andiamo un po' giù e vediamo di prendere un sacco di ferro, perché ovviamente ci serve, e trovare magari qualcosa di divertente e carino. Ah, mi sono scordato una cosa epica. Facciamo che sono passati già 4 minuti, mettiamo così, e ho messo il timer. Il video non durerà più di 17 minuti perché lo dico io. La vedo, figli di puttana. Oh, so colette. Così almeno faccio anche prima a caricarlo e voi non vi annoiate mentre lo guardate. Perché se vi annoiate mentre lo guardate, beh, non è una cosa bella. Non è una... Mi ha deluso. Mi ha fottutamente deluso. Pensavo ci fosse il mondo qui dentro, invece niente. Niente di niente, solo acqua che scorre all'infinito all'interno di una grotta di merda che non dura neanche un cazzo. Però almeno c'era un po' di ferro. Almeno questo possiamo dartela buona per questa volta, dai. Non mi hai completamente deluso, figlio di puttana di merda. Perché cazzo esisti, carta di merda? Ok, ti blocco perché mi hai rotto il cazzo. Allora, andiamo avanti e cerchiamo un'altra grotta simile. Magari qui in fondo c'è qualcosa che trasparisce nell'eternità. Niente, nessuna grotta. Dai, siamo su Minecraft. Se non ci sono grotte, che divertimento c'è? Come facciamo a scovare i nascondigli segreti dei mobs se non troviamo le grotte? Cioè, sono tipo 40 minuti ormai che cerco una grotta e non la trovo. Mi sto anche perdendo. So che casa mia è dietro di me. Adesso la trovo davanti, guarda, guarda. No, ok, era dietro. Non so. Siamo qui, su Minecraft. C'è un prato verde. Dai, Cristo Dio. Ma se faccio tipo un tuffo carpiato? Wow, sono troppo forte. Cos'è questo? Una grotta che porta da qualche parte o solo un buco di merda in mezzo al... Quello in fondo cosa c'è? Cos'è quella cosa? È oscuro qui. Non c'è nulla di così interessante da poter farci un film. Allora, usciamo di qui allora. Questi allora stanno rompendo il cazzo anche a me stesso, quindi non lo dirò mai più. Cosa c'è lì in fondo? Dei blocchi volanti? Non ne ho... Oh, e lì cosa c'è? Un buco? Quello lì sembra un buco perché c'è della stone fuoriuscente. Se c'è della stone fuoriuscente, per la maggior parte delle volte è un buco. Pieno di lava però, vaffanculo. Oddio, se questa finisce qui mi uccido, giuro, continuo a scavare finché non trovo Gesù Cristo. Ok, Gesù Cristo un giorno fu rinchiuso qui dentro per 7 giorni e ne uscì 3 giorni dopo vittorioso con 70 blocchi di ferro e 40 blocchi di diamante. Blocchi di diamante, non un pezzo solo, dei blocchi interi, Cristo Dio, dei blocchi interi. E ci si è fatto una casa e ci ha vissuto... con un'anima swag per tutta l'eternità. Amen. Vi piace questa preghiera? Se ci fossi io in chiesa, Cristo Dio, tutti sarebbero cristiani. Cristo Dio. Dico che Cristo Dio troppe volte. Dico troppe cose troppe volte. Tipo, vabbè, va bene. Mi hai deluso, mi hai fottuto. Basta, adesso scavo qui finché non trovo qualcosa. Compresa la lava, non me ne frega niente di morire. Ok, forse sì. Forse mi frega un po' di morire nella lava, però diciamo che trovare una grotta qui sotto non ci farebbe male.
Non ci farebbe neanche bene perché potrebbero esserci mob dappertutto, scheletri che ti sparano frecce nel culo, negli occhi, te li fanno diventare rossi e poi diventate tutti cloni di Reaper Pony, che è uno youtuber che ha un, come skin un lupetto con un occhio rosso e un occhio bianco, perché lui può, Cristo. Non lo dico, non lo dico. Non sono così mainstreamoso. Allora, che vi posso dire mentre andiamo giù in questa fossa gigantesca piena di Horcrux? Ma quello è un Horcrux, non si può rompere, guardate. No, sto scherzando. Non è un Horcrux. È solo un pezzo di stone. Un pezzo di stone pieno di vitalità, ma non è un Horcrux. Oh, ok, adesso scendo qui sotto e trovo il mio fantastico castello dell'End, in cui troverò sicuramente come prima stanza l'Ender Portal. Andrò nell'Ender, batterò il drago con la mia fantastica spada con flagello degli artropodi 4, che non serve a un cazzo, e poi vincerò il mondo. Uso il piccone con fortuna anche per il carbone, perché mi serve davvero tanto il carbone, specialmente se devo fare la stanza delle fornaci automatiche più avanti, e quindi mi servirà una quantità industriale di carbone. E quindi non rompete il cazzo se dite: ah, mio Dio, stai usando un piccone in diamante per il carbone. Sei pazzo! Se non vi ricordate, cioè, Cristo 2, possiamo usare il nostro fantastico coso di ferro dove si piccona il piccone per farlo diventare nuovo con un diamante. E adesso costa anche meno punti esperienza, quindi non dovreste lamentarvi. Allora, tu devi casco. Oddio, quanto oro. Cosa ci si può fare con l'oro? Lo sapete voi? Cioè, oltre all'orologio e ai rail powerati, no, sì, rail powerati credo, sì. Cosa ci si può fare? Niente, ci si può fare una statua gigante di me stesso, con cui, non so, mi ci taglio, faccio, Madonna, che figata sta statua. Mio Dio, è la statua più bella del mondo. Oh, cose di sì, cioè, una statua d'oro, un trono d'oro sarebbe figo. Sono alla fine del mondo di Minecraft e non ho trovato una grotta. Cos'è questa eresia? Eresia, questa è Sparta. Vieni qua. My fucking epic lolling, strawing, flowering redstone. La redstone è una delle cose più belle di Minecraft, che con la redstone si possono fare i circuiti più circuitici del. Oh, sono Babbo Natale! No, ho trovato del fantastico lavignolo lavato. Ehi, spengiti almeno, no? Mio Dio, sei lava! Non dovresti essere accesa per sempre, forever. Vediamo. Oh, ferro, finalmente qualcosa di. Sembrava un delfino. Allora, visto che qua c'è della fantastica lava che mi potrebbe uccidere da un momento all'altro, andiamo di qua. C'è ancora della fantastica lava che mi potrebbe. Ehi, ok, dobbiamo salire in alto, sperando che non ci sia lava. Oh, del ferro. Altro ferro, altro ferro, altro ferro, altro ferro, altro ferro. Non è ferro, vero? Sono solo dei piccoli pezzi di stone. Ok. Diciamo che pensavo fosse più grande. No, non è vero. Pensavo fosse tipo di questa grandezza. Anzi, pensavo fosse anche più piccolo. Quindi non devo dire bugie. Non dire bugie o ti cresce il naso. Nel mio caso cresce un'altra cosa, ma facciamo finta che sia il naso per non impaurire i poveri teneri bambini che ci seguono. Già, mi seguono anche i bambini. Anzi, forse mi seguono solo. No, vabbè. Detto cose cattive. Allora, andiamo qui. Tanto troverò un diamante. Sicuro qui appena esco vedo 20 diamanti. Eccoli, visto lì in fondo c'è un diamante. Lo vedete anche voi. Adesso rompo questo blocco e mi trovo un diamante davanti. No, a quanto pare la mia teoria diamantosa non ha funzionato. Però, se qui metto dell'acqua e vado avanti, c'è la possibilità del 90.000-0,40% di trovare qualcosa di interessante. Del tipo, non lo so. Una vagina gigante antropomorfa. Sarebbe figo. Sarebbe davvero molto figo, però non si sa, non si sa proprio. Cioè, non sono cose che succedono così perché devono succedere. Sono cose che succedono quando hai culo. Però se non hai culo, come me, sei fottuto nel culo. Culo. Oddio, mi servono degli zombie, devono nutrirmi della loro carne. Se no non posso sopravvivere a Minecraftia per così tanto tempo. Ah, tu sei della redstone. Allora, prendiamo questa redstone che ci rimane qua. Quante ne abbiamo? 62 pezzi, ah, neanche tanto. Allora, altra acqua qui per flagellare i morti. Flagellati. Flagelliamoci entrambi. Ci piace flagellarci a vicenda? A quanto pare sì. Allora, questo è ferro, a me serve il ferro. Anzi, forse è la cosa che mi serve di più in questo momento. Ok.
rompiamo un po' tutti, no? Un gioco, sì, che belli. E anche tu, vieni da me, che sei un bravo ragazzo. Ragazzo, non so se la Redstone, minchia, la Redstone. No, non so se la Redstone sia femmina o maschio. Forse sia anche offesa, mi dispiace Redstone, non volevo. Devo mettere una torcia lì, cliccati, ok, cliccati. La torcia si clicca, ovviamente. Ovviamente. Allora, qui non c'è ancora nulla. Lì in fondo c'è un buco. C'è un buco. Dove porterà quel buco magico? Porterà in un mondo mastrolindo sgrassatore o in un mondo Swiffer? non ne ho idea. Allora, lapislazzuli. Lapislazzuli possono servirmi a nulla. A un nulla proprio. Facciamo finta che ci possano servire a qualcosa di epico. Allora, quindi prendiamo i lapislazzuli. Con il piccone con fortuna? Sì, perché che sti cazzi, no. Ne abbiamo già 5. Ma funziona il piccone con fortuna con i lapislazzuli? A me pare di no. A me pare proprio di no. Allora, qui sopra c'è qualcosa? No. Qui c'è della redstone che prenderemo con il nostro piccone con fortuna, che tanto ha anche indistruttibilità 3, quindi, cioè, durerà almeno 7 anni. Non lo so, 7-8 anni. Poi se continuiamo a prendere solo i materiali che appunto danno più di un drop, quando lo si usa con questi materiali, che materia, no, no. Cioè, possiamo fare cose incredibili. Tipo, può durare un anno intero. 2 anni interi. 6 anni interi. 7 anni interi. 8 anni interi. 9 anni interi. 10 anni interi. 11 anni interi. 12 anni interi. 13 anni interi. 14 magari anche. Chi lo sa, magari. Forse 15 è il numero perfetto. E se dissi 16? Dissi no! Se dicessi 16, 17, come i miei anni in questo momento. O 18, quelli che farò tra qualche periodo di tempo forever. O 45, quando sarò già un vecchio piccolo ragazzo, piccolo vecchio. O 98.000. Dipende un po' dai punti di vista. Alla fine, quello che conta è averci un piccone. Non conta quanto duri. Acqua! Sento dell'acqua! Minghie! Allora, la sento. Qui c'è della lava e qui c'era dell'acqua. Oh mio Dio! Ma mi chiamano Jack Sparrow, l'esploratore del mondo. Perché qui? Perché? Ok, grande acqua, che fa i giri strani e non mi preoccupi. Allora, perché mi sto affogando? Non devo affogarmi, madonna. Ok, ho capito che devo fare così. Gno, piccolo ragazzo. Brucia, puttana. Ok, ha bruciato. Quanto pare sta prendendo fuoco. Cos'è questo posto? Mi fa paura. Se rompo sto blocco esce qualcosa? No. Se metto qui l'acqua si spenge la lava? No, ho fatto una trappola antimob epica. Allora, ciao pipistrello, non ti posso usare per volare. Mannaggia, peccato, sarebbe stato epico. Quando inventeranno le macchine volanti su Minecraft sarà bellissimo. Sarà... No, Cristo, ma cos'è? Un esercito! Mi siete usciti tutti da davanti! No, in realtà uno era un pipistrello che mi sembrava tipo un mob strano e mi ha fatto paura. Però quello zombie non può uscire da lì sopra in questo modo. Fa paura. C'è almeno un avvertimento, almeno fai un... prima. Anche tu, Creeper, tu pensi che io non ti abbia visto? Eh? Pensi che esplodere sia la soluzione migliore? Fatti una vita, Cristo. Non puoi esplodere sempre quando ti pare e piace. Eh? Nessuno scheletro mi sparerà dietro e io mi salvo perché sono intelligente e ho messo l'acqua sulla lava. dammi qui il carbone. Quanto ferro? 25 pezzi solo, che ci faccio? Mi ci pulisco il culo con 25. Ah, farebbe un po' male. Pulirsi il culo con un pezzo di ferro. Cioè, no, ho rotto un pezzo di cobblestone. Ok, qui c'è un fungo rosso che potrebbe servirmi per delle zuppette fantastiche. E lo prendiamo. Qui c'è dell'altro ferro che prendiamo perché ci serve il ferro a prescindere, quindi pace. Ok, tutto mio. Manca un po' di tempo. Tra 2 minutini, 3-4 mille a stacco. Yeah. E ci rivediamo col prossimo episodio, az, perché qui sta durando un po' troppo. E poi non lo carico entro domani. Oh, Bikin Spanatos! Yeah! Bikin Spanatos ci piace. Concludere la puntata in questo modo ci piace come... Ragazzi, ditemi voi, non lo so, ormai io nei video mi sfogo, cioè io faccio un video, dico quello che mi esce, parlo un po' con voi, mi diverto, accumulo, si può dire accumulo, non lo so,
diciamo, formulo ipotesi su cose strane e avvenimenti nel mondo. Però dico un sacco di parole senza senso, tipo bikini spanatos. Che cazzo vuol dire bikini spanatos? Va bene. Non abbiamo nulla, buttiamo qualcosa nella lava, del tipo questa spada in diamante. No, un uovo deve essere buttato. Allora, mettiamo questo arco qui sopra e vediamo, piccone con fortuna, vediamo quanti ce ne dà. Uno! Sì, felicità incredibile. Tre! Erano due, però, dettagli. Altri tanti. Oh, questi sono un sacco. E questo? Boh, altri. Ok, abbiamo 11 diamanti con credo 4 o 5 pezzi. Ci va bene, ci va bene. È più del doppio della fortuna che ci poteva avere. Qui sotto ce ne stanno altri. Adesso scavo qui e vedo altri 20 diamanti. Eccoli, li vedo. So che ci siete. Visto c'è della lava e dove c'è la lava c'è diamanti. Eccolo lì. Oddio, mi ricordo. Oddio, quella è un'altra grotta. Una volta c'era questa leggenda metropolitana che diceva che vicino alla lava c'erano i diamanti. In realtà è anche vera questa cosa perché dove c'è la lava è praticamente l'altezza a cui si trovano i diamanti. Però è una coincidenza, non è che Noccia ha pensato: Cristo, gli avevamo la. Porco due, lo sapevo che ce n'erano altri! Lo sapevo, non mi freghi Minecraft. Non mi freghi. Minchia, non mi freghi, lo sapevo che c'erano altri diamanti, eh. Pensavi che fossi una piccola mezza calzetta? Ma io so tutto, io capisco la tua mentalità. Non lo sai, adesso mi sto dando dei colpetti in testa con la mano, ma voi non lo vedete. Voi non lo vedete. Quanti me ne dai? Tre! Così poco. Quattro erano? Me ne ha dati quattro, così poco, ma che sei scemo. Uno solo, vaffanculo, pensavo di più. Pensavo di più, Minecraft, mi hai deluso. Due soli poi, pezzetti? No, non va bene. Non va affatto bene, non ti riconosco, non sei più il Minecraft di una volta. Una volta Minecraft con un piccone di legno ti dava 40 diamanti. 40 diamanti dico, Non 2 o 3, 4.000. 40. Già, quelli sì che erano bei tempi in cui uno faceva cose e le cose facevano lui. Ditemi, non è normale questa cosa. Tu, Minecraft, mi dai solo due blocchi di diamante dopo averne trovati 5 e io ne ho solo 16 nell'inventario. Ma siamo pazzi! Perché sto parlando in questo modo? Non ho idea, però mi sembrava una voce simpatica. Potrei fare un altro personaggio che è dentro di me, è tipo Jimmy l'africano volante. Perché? Io non capisco quello che dici. Ragazzi, io vi giuro che ogni volta che riguardo i miei video rido come un matto. Addio, pezzi di cobblestone. Era ferro. Ok, io dico, direi che per oggi questo video è finito. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like. Se non vi è piaciuto. Ragazzi, deve piacervi per forza. Per forza. No. Dico, mica cazzi, è un video dove ho trovato 16 diamanti. Minchia. Se no mi piace. Ok, passate per la pagina Facebook. Iscrivetevi al mio canale YouTube, che è questo qui in cui state vedendo il video. A meno che qualche strano alieno della morte non me l'abbia rubato e l'abbia caricato nel canale YouTube alieno. Che YouTube alieno si chiama You Mars? No, You Luna? You Alien? You Malfaka? Non lo so. Quindi al prossimo video, ciao. Mi è piaciuto questo video. No, non è vero, lo odio.